Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, chissà quante volte abbiamo pronunciato delle espressioni del tipo gliela faccio vedere io, adesso ci penso io, faccio qua, io spacco là, io sopra, io sotto. Ecco, la prima lettura tratta dal libro del profeta Zaccaria vuole indicare proprio questa inversione di tendenze e di prospettiva da parte di chi si affida al Signore, si lascia guidare dalla provvidenza di Dio presente nelle vicende umane, negli avvenimenti della vita, senza lasciarsi troppo amareggiare o scoraggiare di fronte a quelle che sono le avversità della vita, i rovesci di fortuna, consapevole che il male ha un punto finale. E Zaccaria infatti annuncia già l'avvento di Gesù, in buona sostanza, dell'Emanuele, del Messia atteso dagli ebrei, il quale manifesterà la sua autorità per autorevolezza senza bisogno di imporre la forza. Questa è una saggezza che già gli antichi pagani greci e romani conoscevano, tant'è vero che Tucidide dice: chi può con la ragione non ha bisogno della forza. La seconda lettura, tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, rafforza ancora questi concetti, mettendo in evidenza la maniera e il modo con il quale noi cristiani, questa volta prima nell'Antico Testamento il profeta Zaccaria c'era una visione piuttosto annunciatrice dell'evento di Gesù, con San Paolo Gesù già risorto si è manifestato a questo apostolo. Ebbene, mette in contrapposizione San Paolo il pensare, il parlare, l'agire carnale da quello spirituale. Come carne naturalmente non si intende soltanto ciò che è afferente, diremmo noi oggi, in una mentalità post-freudiana alla sessualità. No, come carnale si intende tutto ciò che ha un punto di arrivo, un punto di lettura, un punto di interpretazione limitato a ciò che è immanente, a ciò che è materiale, a ciò che è temporale, a ciò che è istintivo, emotivo, emozionale se vogliamo, ma senza nessun riferimento al soprannaturale e allo spirituale. Una volta un mio confratello, un superiore, un maestro, mi disse: guarda, per capire Santa Teresina, mi riferisco a Santa Teresina del Bambino Gesù, bisogna essere delle persone fini, spiritualmente parlando. Ecco, Gesù nel suo Vangelo, e veniamo finalmente al Vangelo, secondo Matteo, che ci sta accompagnando in questo anno liturgico, in queste domeniche definite con la lettera A, ci parla proprio di come Gesù riveli ai semplici, alle persone oneste, alle persone aperte alla grazia di Dio, quelle che la società secondo i suoi canoni mondani, carnali, definirebbe meschine, meschinedde, ultime, il segreto del regno dei cieli. E allora, nella ottica delle Beatitudini, il grande discorso delle Beatitudini di Gesù, beati i poveri di spirito, capiamo come non abbiamo bisogno di sgomitare gli altri per farci strada, perché la strada ce la indica non solo il Signore, o meglio, non ce la indica soltanto il Signore, ma ce la spiana con la sua grazia, con la sua assistenza. Ci incoraggia facendoci capire che proprio in quei momenti nei quali sembra che tutto è perduto, come gli apostoli che stavano affondando, abbandonati com'erano sulla loro barchetta di pesca dalle onde, tutto si calma, tutto si placa al solo sguardo, al solo grido di colui che è il maestro dei cieli, delle terre e delle acque. Concludo, che fra poco fa buio, non potrò nemmeno leggere dal messale, purtroppo. Concludo con
un riferimento bello che Gesù, interpretando quelle che sono le nostre prove, dice: il mio giogo è soave, dolce, e il mio peso leggero. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. È bellissimo. Vedo qui alcune persone sposate, coniugate, altre in cerca di realizzazione affettiva, altre che hanno visto magari la vita matrimoniale naufragare con il lutto, con il disaccordo o con altri problemi che purtroppo la società di oggi, ma anche di ieri, ci presenta. Ebbene, se ci fate caso, giogo deriva da coniuge. Chi è il coniuge? È quella persona con la quale si fa un percorso di vita. Tra marito e moglie si cammina insieme proprio perché si ha un progetto. Guai quando la vita matrimoniale si spegne, questi progetti si spengono, vuol dire che si è invecchiati un po' prima del tempo. Ma questo vale anche per i sacerdoti, vale anche per i consacrati. Guai a non avere più una spinta missionaria, creativa, voler fare. Quando ci si accomoda, vuol dire che siamo invecchiati. Quando anche vecchietti non ci accomodiamo, ma abbiamo questa fame e questa sete che non deve essere solo dei mondani per guadagnare, come uno Steve Jobs, ma a più forte ragione deve essere di ogni cristiano, allora vuol dire che siamo sempre vivi, vitali, primaverili nello spirito. E allora questo portare insieme il giogo ci fa capire che c'è qualcuno che si accompagna a noi, che lo sta portando con noi, lo sposo della nostra anima, Gesù Cristo. Il matrimonio, la vita consacrata, cosa sono se non un andare verso le nozze eterne? La vita coniugale, il giogo, il coniuge, che può diventare anche una pesantezza, così anche come la vita consacrata può diventare una pesantezza, è uno strumento di santificazione, una via di santificazione. La vita religiosa sicuramente possiede già questa dimensione finale, escatologica, realizza già su questa terra in questo tempo, pensate un po' che bello, l'eternità, ma tutto protende a questo riconoscimento di Gesù come sposo eterno. Sposo che significa? Colui che vive in comunione con noi, ma colui che vivrà in comunione con noi in eterno è forse il grande assente dalla nostra vita oggi, qua giù, qui e adesso? Tutt'altro, tutto affatto, dal momento in cui noi riceviamo il battesimo siamo innestati in Gesù. La vita divina, la grazia santificante abita in noi. Solo il peccato cosiddetto mortale ci può allontanare da Lui e può interrompere questo sacro flusso di intimità soprannaturale e spirituale con Dio, che poi continuerà per l'eternità nell'aldilà. E allora, consapevoli di questa presenza, di questo aiuto, di questa associazione, per così dire, che Dio stabilisce con la nostra povera umanità, povera perché siamo creature, povera perché siamo sottomessi a tante leggi, compresa quella del peccato, povera perché siamo fragili, siamo ammalati corporalmente e spiritualmente, non temiamo. Il giogo, il peso non ci deve schiacciare, è dolce e soave perché Gesù è con noi, Gesù l'ha portato prima di noi, ed è leggero perché Gesù ci sostiene e non permetterà mai, come dice il Salmo, che il giusto vacilli. Siano lodati Gesù e Maria.